Buon pomeriggio e bentrovati in questa prima edizione del TG6. Boom di turisti in Abruzzo in occasione di Pasqua e Pasquetta. Il mare e le città, le mete più gettonate. Nonostante la crisi, gli italiani sono tornati a spendere come prima del Covid. Vediamo il servizio. Lancette dell'orologio indietro fino al pre-pandemia durante le vacanze di Pasqua. Queste feste sono state le prime da quando il governo ha deciso l'avvio del percorso di allentamento delle restrizioni e gli italiani sono tornati a spendere, benché 2 anni di crisi e gli attuali rincari su energia e beni di prima necessità pesino sulle tasche dei consumatori. Tanti turisti in Abruzzo. In media ogni famiglia ha speso 69 euro per la sola domenica di Pasqua, il 25% in più rispetto allo scorso anno, e quanto emerge da un'analisi di Coldiretti che registra numeri simili a quelli del 2019. Gli italiani in viaggio verso casa sono oltre 11 milioni. Di questi il 95% è rimasto tra i confini nazionali, uno su tre nella propria regione di residenza. Le mete più gettonate sono state il mare e la città, destinazioni queste scelte dal 32% di turisti. Sulla costa abruzzese il weekend appena trascorso ha rappresentato, per molti lidi, una prova generale della stagione balneare 2022. Tra pranzi e feste con musica e al mare si è registrato il tutto esaurito, nonostante il forte vento. Boom di turisti anche all'Aquila. Migliaia ieri le persone che hanno visitato il capoluogo, rifocillate dallo street food nel Parco del Castello, organizzato per l'occasione. Turisti soprattutto da Pescara e da Roma, ma anche da Veneto, Lombardia e Germania, che hanno usufruito dei percorsi attivati dall'infopoint del comune. Ci aspettavamo un turismo mordi e fuggi, ha commentato l'assessore Fabrizio Aquilio. Invece siamo stati sorpresi dall'interesse e alla conoscenza a 360 gradi del nostro territorio. Ma non solo mare e città. Un turista su 5 quest'anno ha scelto la montagna, il 17% è andato in campagna. Campo Imperatore si è acceso di fornacelle e in tanti hanno voluto approfittare della nevicata di Pasqua per le ultime discese in sci. Ieri impianti di risalita aperti, sole splendente e 600 passaggi in funivia nella stazione sciistica di Campo Imperatore sul Gran Sasso d'Italia. Continuano ad arrivare sciatori da fuori regione, soprattutto dalla Puglia, ha detto il gestore degli impianti, Dino Pignatelli. Contiamo di allungare la stagione per tutto il ponte del 25 aprile per portarla a conclusione il 1° maggio. Un Abruzzo a Pasqua e Pasquetta vissuto a tutto tondo, anche in canoa o in mountain bike. Nella sola giornata di ieri al lago di Penne ci sono state oltre 250 escursioni. Ora albergatori, ristoratori, operatori turistici guardano con ottimismo ai prossimi festivi appuntamenti, quello del 25 aprile, del 1° maggio, ma soprattutto all'estate, che dovrà essere motore della ripresa economica del territorio. La cronaca: una persona ha perso la vita questa mattina a Silvi in un incidente stradale accaduto lungo la strada statale 16 poco prima delle ore 5. La vittima è un 51enne residente in provincia di Pescara. Secondo una prima ricostruzione, l'uomo stava attraversando la strada quando è stato investito da un'auto Renault Scenic che proveniva da sud. L'impatto violento non ha lasciato scampo all'uomo, che ha battuto violentemente la testa. Il conducente della vettura, un uomo di 40 anni, una volta resosi conto, è immediatamente sceso dalla macchina. I sanitari del 118 giunti sul posto hanno potuto solo constatare il decesso. Sul posto i carabinieri che stanno ricostruendo l'accaduto. La salma, su disposizione del PM di turno, si trova presso l'obitorio dell'ospedale di Atri. E a distanza di una settimana dal brutto episodio che ha visto coinvolto Jeffrey Guzman, il fine settimana pescarese è stato nuovamente segnato dalla movida violenta. Vediamo il servizio. Lo spiacevole episodio che ha visto protagonista sabato sera un minore romano ferito con un pugno allo zigomo è l'ultimo in ordine di tempo di una movida sempre più discussa in città. Nel periodo emergenziale del Covid io ho messo in atto dei provvedimenti che gli esercenti hanno molto contestato, però mi sembra che quei provvedimenti in qualche modo hanno contenuto la situazione difficile. Noi non dobbiamo mai dimenticare che cosa è successo nei primi anni 2000 del centro storico. Si sono create situazioni tali per cui il centro storico è finito proprio perché la gente non ci andava più volentieri, perché c'erano situazioni
di crisi, c'erano presenze ingombranti, fastidiose, pericolose, e la mia paura è che questa stessa cosa si verifichi nel centro della città. C'erano le forze dell'ordine che sono intervenute, e quindi non si dica che Pescara non è una città in cui non ci sono le forze dell'ordine ci sono, certo è quando ci sono 20.000, 30.000 persone in uno spazio ridotto, tutte le situazioni esplodono. Il sindaco Carlo Masci nel giorno di Pasqua tramite i social ha difeso gli imprenditori del settore, ribadendo però tolleranza zero verso chi verrà meno alle regole. Certo, non è possibile che ci sia chi vende alcol ai minorenni, perché questo purtroppo è successo. Queste persone avvelenano una generazione e noi non possiamo e non dobbiamo permetterlo. Così come c'è gente che ha un locale di 20 metri che all'interno non può ospitare nessuno e poi pretende di avere spazi all'esterno. Quindi ci sono delle cose da risolvere e noi le risolveremo, capiremo anche se è possibile aggravare delle sanzioni per colpire chi sbaglia, ma chi pensa di approfittare di Pescara e di danneggiarla può cominciare ad andare via. Il sindaco è nuovamente pronto all'ascolto, ma chiede alle associazioni un patto per Pescara che possa garantire un equilibrio in città. Per la movida di Pescara io voglio ragionare e sono contento se le associazioni, ma lo fanno costantemente, vogliono ragionare con me per trovare delle soluzioni, e ovviamente andando a trovare soluzioni, non alimentando situazioni negative. 10 nuovi posti di lavoro persi a causa della crisi derivante dal Covid. Si tratta di 10 dipendenti del cinema multisala del Megalò a Chieti, ma il neo direttore del centro commerciale annuncia il subentro di un nuovo gestore, passaggio che però richiederà i tempi di transizione necessari. Selenia Secondi. Un nuovo brand interessato a subentrare al posto di Movieland nella gestione del cinema all'interno del centro commerciale Megalò ci sarebbe. E quanto ha spiegato a TV6 il neo direttore di Megalò, Pietro Mauro. Una notizia che lascia ben sperare all'indomani delle lettere di licenziamento ricevute dai 10 dipendenti del cinema, l'unico attivo a Chieti. Anche il Movieland di Chieti infatti fa parte di quella schiera di sale cinematografiche italiane che hanno chiuso i battenti per lo stato di crisi causato dall'emergenza Covid. Una crisi che ha costretto la società Mega Cinema SRL a risolvere il rapporto di lavoro con i 10 dipendenti che dal 2 maggio, ironia della sorte, all'indomani del giorno della festa dei lavoratori, saranno senza lavoro. L'ultima proiezione sarà dunque quella del 30 aprile, ma se è vero che il gestore Movieland ha interrotto il rapporto di locazione con il centro commerciale Megalò, è anche vero che si prepara una fase di riqualificazione e riposizionamento del Megastore di Chieti. Come fa sapere il direttore, oltre all'ingresso del brand Primark, nota catena di abbigliamento e accessori low cost, c'è l'interesse reale di un noto brand del cinema che dovrebbe prendere in gestione le 9 sale del Cinema Teatino. Assessore Pantalone, all'indomani di queste 10 lettere di licenziamento che sono pervenute ai dipendenti della Movieland, cosa ci si aspetta per il futuro del centro commerciale Megalò? Ci auguriamo che ci sia un nuovo gruppo pronto a subentrare, perché il multisala di Megalò non è soltanto il multisala del centro commerciale, ma il multisala della nostra città. In termini di rilancio anche di quelli che sono, di quello che è il cinema come concetto esteso, come amministrazione stiamo facendo molto. Col collega De Cesare abbiamo inserito all'interno del progetto Rigeneriamo Teate anche una riqualificazione del supercinema. È indubbio che tutto questo deve coesistere con quello che è il multisala della città, e quindi ci auguriamo appunto che ci sia un nuovo ingresso, che ci sia un subentro, che ci sia un nuovo gruppo interessato a portare avanti quelle 9 sale che tanto hanno dato non soltanto alla nostra città ma a tutta la regione. Il Comune di Teramo potrà contare su 12 nuove stazioni di ricarica elettrica per autovetture. Il piano, siglato dall'amministrazione comunale ed Enel X-Way, prevede l'installazione di colonnine nei punti strategici della città. Il servizio di Tania Bonnici Castelli.
Il territorio comunale di Teramo potrà contare su 12 nuove stazioni di ricarica elettrica per le autovetture. Ognuna di queste colonnine avrà due prese a cui collegare le proprie auto per un totale di 24 punti ricarica. La dotazione di tali moderne infrastrutture nel capoluogo abruzzino è frutto di un protocollo d'intesa siglato dall'amministrazione comunale con Enel X-Way. I cittadini dovranno ora scoprirne il funzionamento. Attualmente abbiamo installato 12 colonnine, di cui 4 sono già attive, operative, e sono 9 colonnine in corrente alternata, quindi diciamo ciascuna presa di queste colonnine ricarica fino a 22 kW, e 3 colonnine saranno in corrente, avranno anche la possibilità di ricaricare in corrente continua, quindi la ricarica più veloce fondamentalmente. Si tratta di, un utilizzo, di un servizio molto semplice da poter usufruire, perché l'utente dell'auto elettrica può ricaricare sia tramite le card sia tramite le app. Noi abbiamo un'app che è appunto l'app di Enel X, Juice Pass. I tempi di ricarica? Siamo circa sulle 2 ore e mezza, ripeto, per poter fare un pieno, ma ovviamente chi si ferma a ricaricare può tranquillamente usufruire del servizio per poter fare un rabbocco di energia, quindi diciamo anche mezz'ora, 20 minuti, e questo sulla corrente alternata. Per quanto riguarda le prese in corrente continua, i tempi di ricarica anche proprio per un pieno si riducono, quindi parliamo di 40-45 minuti. L'installazione delle nuove 12 stazioni di ricarica elettrica in città è solo l'inizio dell'attuazione di un piano più ampio che ne prevede molte di più, dislocate anche nei siti particolarmente strategici come ospedali, supermercati e nelle frazioni di Teramo, come spiega l'assessore alla mobilità del comune Maurizio Verna. L'esigenza di questa infrastruttura, nuova infrastruttura sul territorio, è stata diciamo, studiata, analizzata dal CITAM, l'Università dell'Aquila, che si occupa anche di questi tipi di interventi. Si sono individuate 60 postazioni sul territorio comunale, di cui 44 su aree comunali e 16 su aree pubbliche, di cui appunto alcune sono in fase di attuazione come queste, e arriveremo tra pochi mesi a coprirne 20. Pensiamo in questo modo di coprire tutto il territorio comunale, partendo dal centro, ai quartieri della città, per arrivare anche alle frazioni più importanti di Teramo. Prosegue a Pescara la battaglia del comitato Strada Parco Bene Comune, questa volta scesa in campo in difesa delle piante interessate dai lavori stradali presso la filovia. Vediamo il servizio. Venendo meno al rispetto dell'articolo 13 del regolamento sul verde pubblico, sono 80, tra pianta del rosario e palme americane, quelle interessate dai lavori nei 900 metri del tratto di strada che va dalle Naiadi a via Ruggero VII. La perizia della dottoressa forestale Caterina Artesi nei giorni scorsi ha confermato che queste operazioni di cementificazione, che ha già comportato il dimezzamento della siepe sempreverde lato mare, stanno insidiando la stabilità delle piante e per le stesse in futuro sarà impossibile sviluppare nuovi apparati radicali. Sono dei lavori dannosi perché nel caso specifico stanno interessando il patrimonio arboreo della strada parco, compromettendo la salute e la stabilità di ben 80 piante, perché i lavori che sono stati effettuati sono stati lavori massivi sulle radici, hanno interessato almeno il 50% dell'apparato radicale e questo ha procurato un danno evidente alle piante. Lavori che sono stati fatti da operai che hanno ben altra specializzazione. Il comune aveva giustamente emesso delle prescrizioni, queste non sono state, almeno dalla ricognizione che è stata fatta, osservate, ma aveva il dovere di vigilare. Questo intervento metterà in pericolo i fruitori della tratta. Per questo il gruppo consigliare del Partito Democratico di Pescara, contattato dal comitato, è intervenuto chiedendo un intervento visivo dei vigili urbani, della Commissione Ambiente, ma soprattutto dell'assessore e vice sindaco Gianni Santilli. Questo è il cantiere più discusso della città di Pescara. Attualmente abbiamo risposto alle sollecitazioni dei comitati che difendono la strada parco, difendono il verde pubblico, dei cittadini che in queste ore, in questi giorni ci hanno inviato segnalazioni, foto, mail, messaggi per denunciare quello che sta accadendo su questa via. Sono circa 80 le piante che rischiano di morire, circa 80 le
piante a cui sono state tolte le radici e al posto delle radici è stato buttato cemento. Siamo qui a denunciare questa operazione, ma ancor di più anche l'assenza totale dell'amministrazione comunale. Il vice sindaco Santilli, assessore al verde, dovrebbe essere presente sul cantiere per vedere cosa sta accadendo agli alberi della città di Pescara, che è il vero patrimonio arboreo di tutta la città ed è un patrimonio da tutelare perché è troppo prezioso. Resta comunque il problema ancora su questa filovia. Ma il problema su questa filovia è tale da più di 20 anni ed è il motivo per cui noi qui stiamo parlando di lavori e il filobus non passa e non passerà perché questi lavori non sono propedeutici al passaggio della filovia. Sono 150 gli espositori, non solo abruzzesi, che metteranno in vetrina la loro produzione in Florviva, la mostra dedicata al florovivaismo, in programma al porto turistico di Pescara dal 23 al 25 aprile. Vediamo. Come altri eventi, anche Florviva, la longeva rassegna dedicata al florovivaismo, che tocca la sua 44esima edizione, torna a pieno regime dopo i 2 anni di stop a causa della pandemia da Covid. 150 gli espositori pronti a mettere in vetrina le proprie attività nei padiglioni del porto turistico di Pescara da sabato 23 a lunedì 25 aprile. Produzioni che svariano da fiori a piante ornamentali, piante da orto e da frutta, aziende di giardinaggio, in buona parte dall'Abruzzo, con buona rappresentazione anche di altre parti d'Italia e dall'estero. Il nostro settore, davanti alle sfide che si è trovato davanti, ha saputo reagire in maniera intelligente, continuando nel lavoro quotidiano e soprattutto investendo, continuando ad investire in tecnologia e in ricerca per superare le difficoltà momentanee e guardare comunque con ottimismo al futuro. Alla mostra del fiore di quest'anno potete incontrare tutto ciò che c'è di bello in Abruzzo nel settore del florovivaismo, dei fiori recisi. L'Abruzzo al centro come territorio dell'Italia si presta in modo molto bello e molto concreto in ciò che può rappresentare tutto il nostro settore. Tra le novità dell'edizione 2022 c'è l'istituzione del premio letterario di poesia Florviva e la partecipazione della TAO, Associazione Triveneto Amatori Orchidee, sezione Abruzzo. Un'occasione per incontrare i cultori di queste fantastiche piante, per avvicinarsi a questo mondo e per acquistare specie rare botaniche presso i venditori internazionali presenti alla mostra. Vi attende un mix di colori e profumi che renderanno questi 3 giorni indimenticabili. Taglio del nastro sabato prossimo ore 10 e spazi aperti nei 3 giorni dalle 10 alle 20 con ingresso gratuito e presenza anche di stand culinari. La pandemia ci ha bloccati, oggi lo consideriamo quest'anno la ripartenza vera del territorio. Ci sono diverse, tante aziende sul territorio che lavorano sulla floristica e per cui è importante che la Camera stia vicina a queste aziende. Auguriamo effettivamente che sia un ottimo evento e che possa portare ricchezza al territorio e in particolar modo a questo settore. Con l'allentamento delle restrizioni tornano gli eventi in presenza anche al chiuso, così venerdì a Francavilla ci sarà la presentazione di Incontri tra le note, il nuovo lavoro degli Opera Seconda, che punta a non essere un semplice disco ma un vero e proprio album multimediale, il servizio di Stefano Recanati. Innanzitutto era fondamentale ed è fondamentale tornare alle attività, questo è fuori ogni dubbio. Questa è la notizia più bella, che sembra che questa volta veramente si possa tornare al contatto fisico fra noi musicisti e il pubblico, ed è una notizia buona non solo per l'ambiente musicale ma per tutto il sociale. Che cosa potranno vedere chi verrà a vedere questo spettacolo? Ecco. Allora, il nostro lavoro questa volta è qualcosa un po' di diverso. Innanzitutto si tratta di 8 inediti, di 8 brani che raccontano 8 momenti della nostra vita e che abbiamo voluto aggiungere alla musica anche l'aspetto visivo. Infatti ognuno degli 8 brani avrà un video che abbiamo realizzato con 2 registi fantastici, Marco Napoli proprio di Francavilla e Nico Di Benedetto.
E l'altra cosa bella di questo nostro lavoro è il fatto che abbiamo voluto condividere la nostra musica con tanti artisti, sia locali ma anche nazionali, tipo Tony Pancella, tipo Phil Mair, Christian Meyer e tanti altri che poi si scoprirà durante la presentazione del nostro film, perché sarà un film, non un concerto. Il film è stato realizzato poi e montato da Nico Di Benedetto, il quale insieme a questi 8 video ha aggiunto gli interventi di noi Opera Seconda, ma anche di tutti i musicisti che hanno collaborato. Dunque la pandemia vi ha tolto questo legame, ma vi ha fatto riscoprire anche un modo nuovo di tornare sul palco. Guarda, hai detto proprio bene, la pandemia ci ha dato qualcosa in più, perché ci ha dato modo di riflettere, di ragionare, di capire che la musica non è competizione ma è condivisione, e in virtù di tutto questo abbiamo pensato di realizzare qualcosa di nuovo e di ripartire insieme a tutto il nostro pubblico e a tutte le persone che ci seguono. L'appuntamento è per? È per venerdì 22 aprile alle 20:30 all'Auditorium della Sirena qui a Francavilla. Ed ora la pagina dello sport, partiamo dalla Serie C di calcio. Sabato alle 17:30 il Pescara chiuderà il suo campionato ricevendo Limolese, obbligatori i 3 punti per sperare nel terzo posto o comunque per blindare la quarta posizione, vediamo. Ultimi 90 minuti di campionato per il Pescara. All'Adriatico arriva una Imolese che vedrà passare la strada della propria salvezza per i play-out, ma che non corre più il rischio della retrocessione diretta. La vittoria di giovedì sulla Vispesaro e il tonfo casalingo del Grosseto hanno già definito la discesa in Serie D del club maremmano. D'altro canto i romagnoli all'Adriatico hanno bisogno di un successo e di mancati risultati positivi di Fermana, che non dovrebbe vincere, Pistoiese e Viterbese, che dovrebbero perdere, per scalare la griglia play-out e avere il ritorno in casa. Insomma, difficile pensare che la squadra di Fontana venga sabato già totalmente con la testa proiettata agli spareggi. I biancazzurri però hanno la necessità soltanto di vincere. In caso di sconfitta del Cesena a Siena, chiuderebbero la regular season addirittura al terzo posto, entrando in scena nei play-off l'8 maggio al terzo turno. La squadra di Padalino motivazioni può averne, perché ha una potenziale classifica avulsa positiva con le dirette concorrenti, e in caso di vittoria e di mancato successo di almeno una tra Carrarese e Vispesaro farebbe i play-off. In caso il Pescara dovesse chiudere al quarto posto, può sperare di avere lo stesso la testa di serie al terzo turno. Affinché questo avvenga, il Palermo dovrà perdere domenica a Bari e chiudere il suo campionato a 63 punti. Anche un pareggio, e dunque finendo a quota 64, i rosanero sarebbero davanti al Pescara. Con l'esclusione del Catania, il punteggio in classifica va moltiplicato per il coefficiente di arrotondamento 1,0555556, che porta la quota a 67,5, maggiore dei potenziali 67 del Delfino. Ragionamenti articolati, ma che dipendono solo in parte dal Pescara, che può fare una sola cosa: conquistare i 3 punti e poi buttare un occhio altrove. Per la gara con l'Imolese tornerà a disposizione Derisio e Luciano Zauri potrà affidarsi di nuovo al 4-3-3 e ricomporre il trio Pontisso, Derisio, Pompetti. Resta da vedere se vertice basso sarà confermato l'ex vicentino o se sarà riproposto Derisio. Per il resto la squadra non dovrebbe discostarsi da quella che aveva superato il Grosseto alla prima dello Zauri bis, con un ispiratissimo e un Ferrari da 17 reti che lancia l'assalto al trono dei bomber del girone, che vede in vetta Zamparo a quota 18. In difesa Cancellotti, Drudi, Ingrosso e Frascatore, anche se scalpita il Lanes, positivo anche nel suo ingresso a Pistoia, con tanto di primo gol stagionale che ha spento le velleità degli arancioni. Nell'Imolese sarà assente Alessandro Lombardi per squalifica. Riprendono oggi alle 15:30 gli allenamenti per il Teramo in vista della gara dell'ultima di campionato di sabato alle 17:30 contro una Reggiana che si gioca le residue speranze di vincere il campionato. Con la salvezza centrata sono molto marginali le possibilità di entrare nei play-off per il Teramo, le cui attenzioni maggiori sono rivolte alle vicende societarie. Nei giorni scorsi è uscito lo scoperto con le dichiarazioni rese al Messaggero il presidente dell'Audacia
sindace genezzano Giuseppe Spinelli, che ha confermato di essere in trattativa per l'acquisizione delle quote di maggioranza del club. Ieri è giunta la nota della società biancorossa che smentisce il fatto che sia in corso questa trattativa per l'acquisizione delle quote. Nella nota si rimarca come ogni manifestazione di interesse presente e futura debba prevedere una interlocuzione diretta unicamente con il dottor Stefano Cavallari, referente del CDA della società, e che nessuna proposta è al momento a lui pervenuta. Di questo argomento si parlerà diffusamente questa sera alle ore 21 nel corso della trasmissione Proteramo, condotta da Jacopo Forcella. E ora il volley, sconfitta a testa alta al tie break nella domenica di Pasqua per l'Altino a Modica nell'ambito della Pool Salvezza. Domani sera invece scattano i playoff in A3, l'Abba Pineto alle 20:30 riceve Porto Maggiore, domenica pomeriggio invece gara 2 in terra Estense, il servizio di Sergio Zappalorto. Solo l'Altino ha giocato a Pasqua e neanche dietro l'angolo, a Modica in terra sicula, dove le rossoblù hanno perso al tie break dopo aver condotto la gara 1-0 per poi subire la rimonta isolana. Più che buona la prestazione collettiva, pur senza la presenza del duo Gatto Mastrilli, con una Cavalenca in grande evidenza, 27 punti, 55% in attacco e 3 muri vincenti. Il resto riprenderà nel weekend, fatta eccezione per l'Abba Pineto, che domani aprirà la pagina dei playoff. Appuntamento alle 20:30, ripetiamo, domani al Pala Santa Maria, con ingresso per adulti a 5 euro e un solo euro per gli under 18. In programma gara 1 dei quarti di finale per salire in A2, ritorno previsto in trasferta domenica 24 alle 18 ed eventuale bella di nuovo a Pineto giovedì 28 alle 20:30. Avversaria sarà quel Porto Maggiore, piccolo centro del Ferrarese, che un paio di mesi fa ha inflitto un sonoro 3-0 in terra abruzzese ai ragazzi di Bertoli, che però avevano vinto con lo stesso punteggio in Emilia, scombinando tutti i piani di Calonico e soci, i quali stavolta vengono chiamati a vincere non solo gara 1 ma possibilmente anche gara 2, vale qualsiasi punteggio, occorre vincere e basta, eludendo la rischiosa bella. Come? Semplicemente esprimendosi con la stessa forza esplosiva esibita contro la capolista grottazzolina, specialmente nella prima frazione. Non sarà facile ripetersi a quei livelli, ma se la squadra ci è riuscita, sia pure parzialmente, vuol dire che non può fermarsi, con ogni rispetto, di fronte al pur temibilissimo Porto Maggiore, finito al quinto posto ma con 12 punti di distacco dal Pineto. Le cifre parlano da sole. Un unico augurio post-pasquale: che il pubblico sia presente numeroso e trascini la squadra nella direzione indicata sin dall'avvio da una società che vuole arrivare lontano. A breve tutti i servizi che avete visto saranno disponibili on demand sulla nostra piattaforma YouTube oppure sul sito www.tv6.it. Prossimi appuntamenti con la nostra informazione, i TG delle ore 19 e delle ore 23. Grazie per l'attenzione e buon proseguimento con i nostri programmi.